perché noi durante i giorni, i mesi dell'anno siamo presenti come Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e in modo particolare la sezione di Crescenzago, e oggi nel festeggiare il 25 aprile ci sono, come ogni anno, alcune novità che ci auguriamo possano rappresentare gli ideali veri, autentici, dei partigiani, dei morti per la resistenza e per la libertà. Penso alle lettere dei condannati a morte della resistenza italiana ed europea. Sono i due testi fondamentali che ogni giovane, ogni bambino, secondo me, ogni adulto, ogni adulta dovrebbe conoscere quasi a memoria, perché lì, in quelle lettere, ci sono le autentiche radici della nostra democrazia, della nostra libertà, della nostra Costituzione che dobbiamo difendere ed attuare. Questa mattina, oltre alla bellissima, secondo me, io sono un innamorato della banda degli Ottoni a Scoppio, che per Milano rappresentano musicalmente, artisticamente e passionalmente gli ideali di cui si parlava prima. Il Consiglio di Zona 2 è il protagonista istituzionale di questa mattina, di questa manifestazione. Tra poco interverrà il Presidente. C'è un ospite graditissima che è Edda Pando. Dov'è? È sparita? Portavoce della rete Milano Senza Frontiere, che interverrà. C'è Francesca Lamantia, la nostra giovane regista, che ha realizzato un film, secondo me, poi giudicherete voi chi lo vedrà, meraviglioso, prodotto dall'Ampi Crescenzago. Con il contributo del Consiglio di Zona, noi abbiamo delle copie dei DVD che daremo gratuitamente. Va qui un mio ringraziamento particolare alle mamme della materna di via Cesalpino, dove sono intervenuto pochi giorni fa. È un segnale, secondo me, secondo noi, importantissimo per riprenderci il presente e migliorare il nostro futuro, perché i tempi sono duri, sono difficili, sono critici. Ci interverremo tra poco, se avete pazienza, perché è giusto che la nostra manifestazione sia, non, come ho detto prima, un rito, un comizio, ma una riflessione comune a cui io mi permetto di rivelarvi le nostre, le mie considerazioni, le nostre della sezione Ampi e dell'Ampi sia nazionale che milanese, che ha celebrato il congresso quest'anno, il 16° congresso. Per un saluto e ringrazio moltissimo Mario Villa, presidente del Consiglio di Zona 2. Grazie, buongiorno a tutti. La manifestazione di oggi è una manifestazione per la nostra zona molto importante, si ripete da anni, mi auguro che rimanga sempre, che sia una manifestazione che nella tradizione di ripetersi ogni anno si rinnoverà di anno in anno, come già sta facendo. Ringrazio quindi gli organizzatori, ringrazio quindi l'Ampi, noi come Consiglio di Zona l'abbiamo sostenuta, manifestazione importante perché ricorda qui fra di noi, nella nostra zona, quanti hanno operato anche anonimamente, non li conosciamo neanche, in sostegno della lotta partigiana, quanti ne abbiamo alcuni ricordati passando davanti alle lapide, quanti hanno lasciato, donne e donne, la loro vita, gli operai delle fabbriche che hanno contribuito al successo dell'insurrezione,
perché noi stiamo ricordando oggi, 25 aprile, quando alle 8 di mattina il Comitato di Liberazione, Nazionale di Liberazione, si è riunito proprio in questa zona, presso i Salesiani di via Melchiorre Gioia, per decretare l'insurrezione generale. È un ricordo che noi dobbiamo tenere presente in questo momento, in questi momenti che non sono momenti così facili. Certe volte noi siamo portati a dire, beh, sono passati 70 anni, anzi 71 anni, oramai è un tempo, è un evento che è storico, è passato, lo ricordiamo sì, ma con minor forza, invece no, siamo in un momento storico, prima ne ha accennato Natale, difficile sia nel mondo vicino a noi, le notizie che ci vengono dall'Austria oggi lo testimoniano, sia anche nella nostra stessa città, laddove non si rinuncia a fare delle manifestazioni a favore del nazifascismo, e quindi questo richiede, come diceva prima anche pure Natale, un'attenzione e una presenza sempre. Comunque oggi è una festa, è la festa della libertà, è la festa di quando qui in questa nazione si è recuperata, ha rivissuto la libertà e la democrazia. E questo quindi è l'impegno che noi dobbiamo avere, quindi saranno momenti in cui si richiederanno da parte di tutti sentimenti forti e un rigoroso senso di responsabilità da parte delle istituzioni. Ma comunque, dicevo, è una festa, come diceva un bambino, è il compleanno della libertà, quindi festeggiamo oggi il compleanno della libertà, e il compleanno si festeggia sempre, tutti gli anni. Auguri a tutti. Grazie. Going.
Bottoni a scoppio, rappresaglia contro il fascismo che ci attanaglia. Bottoni a scoppio, rappresaglia. Associazioni che a Milano sta cercando di denunciare quello che sta succedendo con prodotto delle politiche sull'immigrazione. Voglio però partire da una cosa, voglio partire proprio da questo momento, da questa data della liberazione. Quando l'Europa esce da quel mostro che diceva Natale, dal nazifascismo, moltissima gente ha dovuto lasciare l'Europa. Moltissima gente è dovuta partire cercando rifugio perché scappava dalla guerra, ma moltissima gente ha dovuto partire cercando la possibilità di avere un futuro migliore da un'altra parte. Li avrebbero chiamati oggi immigrati economici, cercando di differenziare tra chi scappa dalla guerra e chi scappa per cercare di costruirsi un futuro migliore. Quando in Europa questa situazione di gente che doveva scappare si crea, nasce anche da parte degli organismi internazionali la volontà per offrire protezione a queste persone. Il concetto di rifugiato nasce perché la gente europea doveva scappare e doveva essere accolta in altri continenti, in America, in Africa, in Asia. Ora invece quel concetto che l'Europa ha fatto nascere sta morendo nel Mediterraneo. Il Mediterraneo è un cimitero. Dal 2000 ad oggi abbiamo 30.000 persone che sono morte e ognuna di queste persone ha una madre, ha un padre, ha un fratello, ha un figlio, una moglie che dall'altra parte del Mediterraneo sta aspettando di sapere che cosa è successo con i loro cari. Questa è una situazione prodotto delle politiche europee. L'agenzia Frontex che controlla le frontiere ha ricevuto miliardi e miliardi, non per salvare la gente, ma per fermarla alle frontiere. Ora dobbiamo continuare la nostra denuncia contro gli stati, ma io voglio fare appello a un'altra cosa. Questo paese, questa società europea, non può permettersi di dire un'altra volta io non sapevo che cosa stava succedendo, io non sapevo che cos'era il fumo che usciva da quei luoghi in cui morivano i diritti. Ora il Mediterraneo è lo stesso. Non si può più permettersi di dire non sapevo, perché c'è una strage in corso e la parte e fare appello a che si
ricordi questo, perché se i partigiani fossero qua, sarebbero ai domeni a buttare giù i muri, a rompere le frontiere, perché la vera liberazione oggi è anche la battaglia antirazzista. Non possiamo ripetere un'altra volta insieme lo stesso errore. Grazie. Emergency zona 2 dal circolo Cerizza, come una figlia in questi anni da quando sono arrivata qui a Palermo. È la scommessa di questo film, cioè di una terroncella che doveva raccontare l'esistenza a Milano, non è solamente rimasta nell'ambito dell'Amplifica Scienzago, ma siamo online su Repubblica oggi tutto il giorno come film evento storico 2016. Ci presentano a Roma, a Venezia, a Palermo, a Torino, ci hanno chiamato ad Amburgo, siamo stati presentati alla Bocconi, all'Expo. Questa perché è la scommessa fatta, perché oggi si crede che il singolo può fare da solo. No, voi mi avete insegnato, voi, Amplifica Scienzago, dopo Giuseppe Natale è un maestro proprio terribile, Emergency Zona 2, Circolo Cerizza, che è la prima persona che ho conosciuto, è Daniela, mi avete insegnato che è il gruppo che vince, e quindi questo gruppo, senza soldi, ma raccogliendo dei fondi, autofinanziandoci con gli altri ampi, con le varie sezioni antifasciste, è riuscito a fare un film che sta avendo un successo assurdo. Non solo, mi ha chiamato il Corriere stamattina che lo volevamo portare anche loro online, ci stanno chiamando per il crowdfunding per il DVD, per cui grazie. Grazie perché avete permesso di raccontare una storia bellissima. Grazie davvero. Stasera alle 8, alle 20.30 a Villa Pallavicini vi aspetto. Brava. Maniero, basta.